L'ultimo intervento di questa sera è relativo a come continueremo il percorso di Pordenone più facile. Questo percorso che ha iniziato con il piano regolatore, con la volontà di iniziare il nuovo piano regolatore, ha visto nella prima fase di stesura e di governo la presenza di Monia Guarino, che ha avuto un incarico dall'amministrazione che ci ha portato fino all'ultimo incontro che abbiamo fatto, e quindi ci ha assistito e ha organizzato tutti i lavori di Pordenone più facile. Le normative vigenti ci portano a dire che gli incarichi devono essere dati a rotazione, non si possono dare allo stesso professionista più incarichi consecutivi, e quindi ci siamo trovati a dover prevedere un'altra modalità di continuazione di Pordenone più facile. E confrontandoci con Monia al nostro interno, abbiamo pensato di vedere come prima istanza se all'interno di chi aveva partecipato a Pordenone più facile vi fossero le professionalità, perché l'amministrazione deve dare gli incarichi a chi ha le caratteristiche per poterli poi anche svolgere dal punto di vista professionale, se c'erano dei professionisti appunto in grado di continuare questo lavoro. E quindi abbiamo trovato che Alberto del Panta, che ha partecipato a tutti i laboratori di Pordenone più facile dall'inizio ad oggi, aveva queste caratteristiche. Quindi ci siamo trovati, ci siamo confrontati e Alberto, con l'ausilio di Linda e del gruppo che vorrà proseguire in questa attività, sarà l'interlocutore e il facilitatore dei prossimi passi di Pordenone più facile. La cosa che ci sembrava congrua era che partisse da chi lo aveva vissuto, in modo che potesse essere il giusto proseguimento e non un reinizio con un altro professionista che magari entrava e portava la sua visione, ma che non aveva vissuto tutta quella parte che secondo noi è stata fondamentale, ed è stata fondamentale anche come contenuto che è stato poi dato ai professionisti, al Consiglio Comunale, e come apporto proprio di qualità che ha fornito all'amministrazione stessa, e ci sembrava appunto che fosse importante che ci fosse questa continuità. Quindi io passo la parola ad Alberto, che ha l'ingrato compito. No, no. Sera. Io ho il compito, prima di tutto, di ringraziare chi mi ha coinvolto e poi dire due parole su quello che stiamo facendo ora, che stiamo facendo in questi giorni. Ovviamente siamo trovati di fronte a un processo molto avanzato che ci ha portato fin qua, fino alle direttive, e molti di quelli che hanno partecipato, che hanno seguito gli incontri precedenti, ritroveranno, non so, io ho ritrovato molto di questo lavoro, insomma di quello che è scaturito un po' da piani più facili. Questo ovviamente grazie al contributo di Monia e grazie anche poi alla partecipazione, che ha avuto degli aspetti importanti e numericamente anche a livello dei contenuti. Ora c'è un'altra fase, davanti a noi c'è una fase che interseca non più l'analisi ma la progettazione, e tutte le volte, insomma, in qualche modo nei giorni scorsi ci siamo visti, ci siamo un po' interfacciati con il programma dei progettisti, inquadrato poi già nell'assemblea del 23, quindi in qualche modo si riparte da lì anche cercando di inquadrare questa interfaccia, cioè quale potrebbe essere il ruolo dell'assemblea e in qualche modo di che cosa l'assemblea si può far carico durante un processo di progettazione che ha degli effetti lunghissimi, che ha degli esiti lunghissimi, che si protraggono nel tempo, ma che avrà probabilmente dei tempi molto serrati già dai prossimi mesi, perché come previsto un pochino nel bando, in qualche modo si riconfermano come ripartenza del processo di partecipazione gli incontri e seminari o le iniziative già previste dai progettisti, affinché la collettività, affinché quell'assemblea inizi a calarsi un pochino nella struttura del piano e nella metodologia di progettazione. Ci aspettano delle giornate abbastanza intense e cerchiamo di
di prendere nota, e ovviamente vi saranno girate con le modalità, con quelle canoniche per ora di PN più facile, tutti gli aggiornamenti sulle varie iniziative, sulla ripartenza, diciamo così, anche sulla prosecuzione che ci aspetta proprio già dai prossimi giorni. Anticipo qualcosa? No. La stiamo ancora definendo, perché naturalmente sono tematiche importanti, quindi sicuramente ci troveremo a confrontarci sulle modalità di rigenerazione del territorio, su cosa vuol dire qualità dello spazio pubblico, su che cosa è l'energia come elemento di attivazione anche dell'economia. E poi un po' di attenzione la vorremmo anche fare, ci siamo confrontati oggi, su cosa vuol dire costruire un piano con degli scenari, perché appunto cerchiamo di fare uno strumento che si basi, vorremmo fare uno strumento che si basi su dei dati, non su delle solo sensazioni, perché in questo modo risulta essere governabile e controllabile nei risultati e negli effetti. Io l'ho sempre detto fin dall'inizio, secondo me Pordenone è più facile, è un'azione che è partita dall'amministrazione. Il mio auspicio sarebbe che diventasse un patrimonio dei cittadini, quindi l'amministrazione si potesse a un certo punto sfilare, magari continuando a dare il suo apporto professionale con dei facilitatori che aiutino nel lavoro, ma che diventi anche un luogo dove i cittadini si sentono liberi di chiedere approfondimenti, perché non c'è solo il piano regolatore, c'è il piano della città, il piano della zonizzazione acustica, ci sono altri elementi di pianificazione della città che hanno ugual diritto e magari attraggono la nostra attenzione di cittadini in ugual modo. Per me il contenitore di Pordenone è più facile, voi dovreste essere questo, gli stimolatori nel confronto con l'amministrazione. Credo che Alberto questo ce l'abbia molto, molto chiaro e che lo condivida come finalità. L'ultima cosa che nella gestione che abbiamo sempre avuto voglio comunicarvi è che da domani noi inizieremo anche degli incontri con quelli che sono considerati, tra virgolette, gli stakeholder, i portatori di interessi canonici, e cioè i commercianti, gli industriali, gli ordini professionali, l'ANCE che è già uscita come avete potuto vedere sui giornali non condividendo le salvaguardie, e tutte quelle espressioni del territorio che hanno voglia di raccontarci il loro punto di vista, che non è un punto di vista particolaristico, ma deve essere interpretato come specifico di esigenze che hanno diritto e bisogno di essere sentite. Naturalmente anche di questi noi daremo resoconto nel blog, quindi la comunicazione verrà sempre condivisa nell'avanzamento dei lavori. Per ora manteniamo le forme che abbiamo tenuto fino ad oggi per tenerci in contatto, però Alberto sta già immaginando, insomma, si può trovare anche Ah, prima di lasciare la parola a chi vuole intervenire, dico solo una cosa, che se ci diamo un compito per questa prosecuzione, in qualche modo è la possibilità, l'opportunità anche di cogliere e di provare ad approfittare di un'occasione per trasmettere qual è il livello di percezione che questa collettività ha del proprio territorio, perché prima si parlava di condizioni effettive, caratteristiche effettive del territorio, del suolo, ma c'è un dato che sfugge un pochino a queste analisi, che non sarà neanche negli aspetti legati alle varie categorie, ai vari punti di vista di quelli che poi sono gli interlocutori di fuori da questa assemblea. Questa assemblea ne ha uno particolare, cioè di provare a trasmettere ai progettisti qual è la sua percezione di questa città e le sue aspettative, qual è un po' la sua idea anche di futuro, perché poi piano piano ci caleremo anche in degli aspetti molto di dettaglio, molto intriganti. Grazie.